Benvenuti, sono Alba Di Giorgi, presidente dell'associazione Demetra di Mazara del Vallo. Ho il piacere di avervi un po' riuniti e quindi di essere qui insieme a voi in una giornata così importante. Oggi, come tutti voi sapete, è la giornata internazionale contro il razzismo e la discriminazione. Demetra da 10 anni si occupa in particolare della discriminazione di genere, però è importante fare sensibilizzazione su tutti i fronti, quindi dire di no a tutti i tipi di discriminazione, perché sono alla base dell'odio ed è importante contrastarlo ed eliminarlo soprattutto. Perché qui in piazza? Potevamo fare benissimo questo incontro con la scuola tecnica commerciale di Mazara del Vallo, Francesco Ferrara, e con le diverse associazioni che hanno aderito, benissimo all'interno di un teatro, in uno spazio chiuso, stando tutti comodamente seduti. Io ho preferito, insieme alle varie associazioni che hanno aderito, farlo in piazza, perché è importante essere noi qui in piedi perché di fronte a un fenomeno come quello della discriminazione e del razzismo non si può stare comodi. È importante questo, per me è importante sottolineare questo aspetto, non si può stare seduti quando accadono forti discriminazioni, quando accadono eventi come quello in Ucraina, non si può stare fermi. Il mio è un invito ad essere maggiormente comunità, una comunità attiva, presente, che ha delle cose da dire. Quindi oggi ciascuno di voi è invitato a dire qualcosa. Questo microfono in questo momento lo uso io, ma parlerete un po' tutti, parleranno i ragazzi. Voi non siete qui soltanto per ascoltare, siete qui per esserci pienamente e non soltanto spettatori. Ascoltare persone di valore che hanno qualcosa da dire e che abbiamo avuto l'onore di essere, che sono qui presenti con noi, e quindi l'ascolto è fondamentale. Ma anche voi avrete uno spazio di parola a cui noi teniamo particolarmente, così come l'associazione Cotulevi con la dottoressa Laura Mauro, che è presente, che anche lei con l'associazione e con le giovani del servizio civile è impegnata attivamente contro la violenza di genere insieme allo sportello antiviolenza donna, e così come i ragazzi della Casa dei Giovani e i ragazzi della comunità Speranza. Per noi veramente è un piacere avervi. Il mio invito, lo sottolineo prima di passare la parola all'onorevole Vita Martinciglio, è quella di essere tutti oggi attivi, in piedi, per dire no alla discriminazione, per dire no al razzismo e per usare questo microfono per impegnarsi poi nei giorni che seguiranno, cioè essere attivi, non stare fermi, dire quello che si pensa, non si può rimanere in silenzio. Ecco, l'invito è: non è il momento di stare in silenzio, è il momento di parlare. Certo, le parole devono pesare, sono importanti, perché le parole, quando sono invece le parole della discriminazione, fanno male. Quando sono le parole dell'odio, fanno male. Devono essere parole sane. Quelle sane poi danno vita a delle azioni più belle, che rendono più bella la comunità in cui noi siamo inseriti. Quindi buona giornata a tutti e buona partecipazione a tutti. Do subito la parola all'onorevole Vita Martinciglio. Buongiorno a tutti. Oggi io sono molto contenta di essere stata invitata dall'Associazione Demetra, che da anni, con impegno, serietà e costanza, apporta un contributo fondamentale alla nostra comunità, soprattutto a quella comunità che fa capo al mondo femminile. Ritengo che occasioni, giornate come questa, che ci impegna oggi, ci impegnano tutti oggi, siano fondamentali per porre l'attenzione sul tema della discriminazione di genere, che nonostante i molti passi avanti è quanto mai, ahimè, attuale. Soprattutto in alcune aree geografiche del nostro paese, tra cui anche la nostra cara amata isola, in cui si colgono ancora purtroppo forti resistenze culturali. Quando si parla, resistenze che si accentuano quando si parla realmente di parità ed equità di genere. Il punto credo che sia proprio qui, la cultura. Sensibilizzare, da cui è il titolo anche oggi della manifestazione, significa soprattutto educare. Questi sono gli strumenti fondamentali e propedeutici per maturare quel progresso culturale necessario a creare una comunità in cui tutti, indistintamente, siamo e soprattutto ci percepiamo come esseri uguali. Della discriminazione di genere, ovvero della diversità, della diversificazione, della distinzione operata ancora oggi
tra le persone in base al genere sessuale ne sono vittime oggi purtroppo tantissimi individui, e ahimè soprattutto ancora le donne, giudicate in maniera a volte anche troppo semplicistica in base a alcune caratteristiche fisiche. In questo caso noi donne ancora oggi in alcuni casi paghiamo ancora il prezzo di essere definite donne, di essere donne, in alcuni casi anche mamme. Le discriminazioni, oltre ad essere l'esatto opposto dell'uguaglianza e dell'integrazione, rappresentano un male per la collettività, una collettività intesa nel suo complesso, perché soffocano opportunità, sprecano il talento di ognuno di noi, necessario, quel talento che molte volte è la base fondamentale per il progresso economico, ma anche sociale di un paese. Il concetto inverso, ovvero la parità di genere, è infatti un concetto molte volte strettamente legato a doppio filo a quello della giustizia sociale, e rappresenta uno degli obiettivi, fra l'altro principali, cardini, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Ed è questa che oggi l'Italia ha davanti, un'opportunità importante per unire gli sforzi di tutti a livello globale e sviluppare politiche finalmente coerenti con il concetto di uguaglianza di genere. Anche la Commissione europea ha posto la parità di genere in cima alla sua agenda politica e ha recentemente adottato un'ambiziosa strategia per la parità di genere per la sua agenda 2020-2025, volta finalmente a dare vita ad un'Europa in cui la parità di genere non sia la regola, ma sia la normalità. Come noto, l'ambito maggiormente interessato da questo fenomeno, e anche qua purtroppo la nostra regione è ancora un primato, è il mondo del lavoro. La lotta alla discriminazione di genere passa infatti necessariamente dalla promozione di un lavoro dignitoso, accessibile alle donne in misura uguale agli uomini, che assicuri la selezione del capitale umano, perché il lavoro di tutti, è capitale umano, in base alle capacità e attitudini personali e non in base a una distinzione di genere. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, le discriminazioni contro le donne e il divario di genere nel mondo del lavoro persistono ancora in molti paesi del mondo. Nell'Unione Europea, ad esempio, le donne continuano ad essere sovrarrappresentate nei settori peggio retribuiti, un trend piuttosto anche confermato a livello europeo. Basti pensare che al ritmo attuale con il quale si registrano questi progressi, restano ancora almeno 60 anni prima che la completa uguaglianza di genere sia completata. Cioè, nonostante ancora vi sia tanta sensibilità, abbiamo 60 anni di tempo ancora affinché una parità di genere sia effettivamente attuata. E questo è un paradosso soprattutto nei confronti di un mondo che invece viaggia ad una velocità tutt'altro che lenta. A me costa dirlo, in quanto oggi sono un rappresentante delle istituzioni, e parlare oggi di uno Stato a volte un po' distratto è qualcosa che ancora oggi, in virtù del ruolo che investo, non è più accettabile. Perché? Perché quando si parla di discriminazione, quando si parla di lotta a qualunque forma di discriminazione, anche indiretta, basti pensare all'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Basta pensare ad esempi lampanti, ma che tutti noi ci dobbiamo confrontare. Per esempio alla statura minima richiesta per accedere ad un concorso. Pensate che ad oggi il criterio adottato della statura minima è un criterio che ha ora ancora come parametro quello maschile. Ed ecco che ritorno al punto di partenza, forse banale, ma reale. Il vulnus non è normativo, perché in realtà le norme ci sono, il vulnus è ancora oggi culturale. Occorre che tutte le istituzioni di qualunque livello, e lo dico con la consapevolezza di oggi di poterne con onore e onore rappresentarne una, di tutte le istituzioni si devono adoperare affinché ciò accada.
promuovendo come azioni volte a dare concreta applicazione alle norme esistenti, adottando una politica che stimoli l'informazione, la sensibilizzazione e soprattutto la vera diffusione del concetto di parità di genere. Occorre puntare sull'istruzione perché si inizi sin da piccoli un percorso educativo fondato sul principio della parità e sulla rinuncia a qualunque stereotipo che ne possa ostacolare o limitarne la diffusione. A ciò si aggiunga che se l'inuguaglianza rappresenta una zavorra anche per l'economia, che ambisce ad essere intelligente, sostenibile e solidale e che intende conseguire sempre livelli maggiori di occupazione e produttività, allora lì è importante intensificare gli sforzi per migliorare l'accesso delle donne a posti di lavoro dignitosi. E questo deve essere un imperativo morale, ma soprattutto un'importante opportunità per promuovere realmente uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Infine, un breve passaggio mi sia concesso a quello che sta accadendo alle nostre porte. Ci giungono immagini strazianti, abominevoli, che ritraggono la disperazione di un popolo costretto alla guerra. Ecco, quelle donne, quelle immagini ritraggono per lo più donne e bambini. Le donne ancora una volta, loro ahimè, considerate a torto, fragili, vulnerabili, ma che la storia invece ci descrive come forti, coraggiose, donne che resistono, donne che mettono in salvo i propri figli anche a costo della propria vita. E questo ci deve far riflettere come un segno beffardo a volte del destino, che la scelta della data in cui celebrare la giornata mondiale della donna venga proprio dalla Russia, in cui quell'8 marzo del 1917 le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della Prima Guerra Mondiale, proprio dalla Russia, un destino a volte beffardo. Grazie. Ringrazio l'onorevole veramente per le parole così importanti e proprio per aver ricordato come le donne sono importanti quando sono in piazza, ecco, e quando hanno accanto gli uomini, quando gli uomini sono accanto a loro. Adesso passo immediatamente la parola a Don Leo Di Simone. Per noi è un onore averlo qui e poterlo ascoltare. Un attimo soltanto, volevo dire che effettivamente sulla discriminazione di genere, 60 anni, non lo so, io mi auguro che siano 60 gli anni, perché poi un po' a volte ci prende lo sconforto. Come non pensare, non dire oggi in piazza che ancora adesso, per esempio, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, scusate la pronuncia, è stata presa ultimamente durante un importante incontro come una hostess, capite? È una cosa degradante, è un'incapacità di riconoscere ancora adesso, ai livelli più alti, il valore delle donne. C'è tanto da fare. E quindi quando l'onorevole diceva 60 anni, ecco, no, se a livelli così importanti ancora non si è riconosciuti e donne di grande valore non riescono a sedere ai tavoli delle discussioni, ma vengono lasciate fuori su una poltrona perché non vengono considerate pari, ecco, allora veramente è importante che i giovani siano qui ad ascoltarci e ad impegnarsi. I giovani non siete il futuro, siete il presente. Oggi dovete fare delle cose per fare in modo che ciò che a livelli così alti ancora accade non deve accadere. Quindi nel nostro piccolo ribelliamoci, diciamo di no. Sono cose indecenti quelle che abbiamo osservato ultimamente. E allora ancora passo la parola con grande piacere a Don Leo Di Simone. Buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questo meeting, di questo incontro, su un tema molto bello e anche grave, quello della discriminazione di genere. Io non voglio farvi un discorso, non ho preparato un discorso, anzi avrei preferito che fosse possibile un dialogo con voi, ma la nostra situazione geografica qui non ce lo consente. Allora mi sono chiesto che cosa posso dire a questi ragazzi, a questi studenti.
Io mi sono occupato e mi occupo ancora di scuola, anche se insegno altre discipline qui al nostro istituto di teologia, mi occupo di filosofia, di teologia, ed è una vita che insegno queste discipline. E mi chiedevo proprio in ordine all'apprendimento, a quello che voi fate a scuola, che credo venga sempre più ridotto in segmenti di specializzazione. Credo che la scuola oggi non dia a livello istituzionale degli spazi ampi di conoscenza. Per esempio, voi studiate discipline piuttosto tecniche, non studiate la filosofia. Sento dire a volte ai ragazzi che frequentano le scuole del vostro livello: ma a cosa ci serve l'italiano, la letteratura, la storia? Ma noi ci occupiamo di economia, di conti. E invece non è così. Perché la scuola deve indirizzarci alla conoscenza nella sua globalità. Noi viviamo nell'epoca della globalizzazione, ma la globalizzazione è un fenomeno soprattutto economico. C'è la globalizzazione dell'economia, del commercio, ma c'è la globalizzazione della conoscenza. Siamo in grado di conoscere i perché di tutto ciò che accade. La filosofia, per esempio, comincia sempre dal perché. Perché accade questo? Perché sta accadendo questa guerra terribile? Perché c'è ancora nell'era della super tecnologia la discriminazione nel mondo? Anzi, perché la discriminazione e la guerra sembrano essere ancora la regola e non l'eccezione? E qui dobbiamo far riferimento al fenomeno antropologico, cioè all'essere umano, all'antropo, come realtà fondamentale della vita di questo universo. L'antropo che, nonostante l'apparente progresso, che noi parliamo del progresso che si è sviluppato e continua a svilupparsi continuamente, siamo fieri delle scoperte in campo scientifico, nel campo della fisica, della medicina, dell'astronomia, eccetera, eccetera, no? Però dal punto di vista umano, quest'uomo, l'essere umano, è cresciuto in questi ultimi millenni di civiltà. Noi nella civiltà occidentale possiamo contare almeno 26 secoli di civiltà. Perché dico 26? Perché parto dal VI secolo avanti Cristo, quando in Grecia nacque la filosofia. E lì, con la nascita della filosofia, l'uomo cominciò a diventare, come dice Aristotele, animale razionale. Perché l'uomo è, per un verso, un animale istintivo, agisce per istinto, per altro verso invece è un essere intelligente, è un animale razionale, che non fa le stesse cose che fa l'essere istintivo. Perché io istintivamente, siccome mi hai detto una cosa che non mi garba, ti darei un pugno istintivamente. Ecco, lì nasce la guerra. Lì nasce la discriminazione. Però, siccome sono un essere razionale, penso che non è giusto che io ti dia un pugno e che la questione la possiamo risolvere parlando, discutendo di quella determinata situazione. Ecco allora che ci dobbiamo davvero chiedere il perché ancora, dopo 26 secoli di civilizzazione occidentale, noi d'altra parte conosciamo soltanto questo nostro piccolo mondo occidentale, ma c'è tutto l'Oriente, tutto il mondo orientale che noi
non conosciamo assolutamente, anche in epoca di globalizzazione, non conosciamo l'India, non conosciamo la Cina, non conosciamo i paesi del sud-est asiatico. Io vengo da una generazione che ha fatto il 68. Sapete cos'è stato il 68? Il 68 è stato la messa in discussione di tutti i valori o gli pseudovalori della civiltà occidentale. Sono stati gli anni della contestazione giovanile. Ecco, le piazze erano piene di giovani, di ragazzi, di ragazze che protestavano contro la guerra del Vietnam. Sapete cos'è stata la guerra del Vietnam? Avete mai sentito parlare della guerra del Vietnam? Può darsi sì, può darsi no. E questo per esempio è un segmento della storia che a scuola non si studia. Magari studiamo le guerre fatte dai romani, le guerre puniche, ma non conosciamo la storia della guerra del Vietnam. 5 milioni di morti tra americani e asiatici. 5 milioni di morti. Una guerra durata 20 anni. Conclusasi con la plateale sconfitta del più grande impero mondiale, che era quello degli Stati Uniti. Perché noi abbiamo, lo vogliamo o no, a che fare con degli imperi, anche attualmente. Attualmente c'è l'impero russo, così come c'è l'impero americano, così come c'è l'impero cinese e qualche altro, come l'India, sta avvenendo alla ribalta. E la lotta tra gli imperi è una lotta feroce e atroce per la supremazia, per la conquista dell'economia, perché è sempre tutta una questione di soldi, è sempre una questione di accaparramento, è sempre una questione di prepotenza. E la discriminazione a tutti i livelli è sempre un atto di prepotenza. Questa prepotenza che esiste nel cuore dell'uomo. Tutti nel nostro piccolo siamo piccoli dittatori che vogliamo prevalere sul compagno di classe, vogliamo prevalere sugli amici, in famiglia vogliamo prevalere il marito sulla moglie, la moglie sul marito, nella società le classi sociali vogliono prevalere l'una sull'altra, considerando l'altro evidentemente inferiore. Questa è una condizione descritta per esempio dalla Bibbia, con molto realismo. Non è una narrazione scientifica, è una narrazione mitica. Caino che uccide Abele è il fratello che vuole prevalere sul fratello. Non potendolo uguagliare in bontà, in verità, lo uccide, lo elimina. Lo elimina perché gli dà fastidio, perché gli è scomodo. Ecco la prevaricazione. E da qui nascono tutte le discriminazioni. E la differenza di genere che da dove viene? Viene da una cultura patriarcale, che è una cultura molto antica, va molto oltre i 26 secoli di civilizzazione dell'Occidente, una cultura primordiale dove l'uomo è il maschio, è depositario di tutto, mentre la donna deve essere al servizio dell'uomo e deve essere a lui sottomessa. E quindi tutto questo ha provocato e continua a provocare quello che vediamo, anche le guerre. C'è stato un filosofo degli inizi del Novecento, Federico Nietzsche,
che ha parlato della volontà di potenza. Ecco, l'uomo è corroso da questa volontà di potenza, il dominio. E badate, non c'è legge che tenga, non sono le istituzioni che cambiano questa realtà, non sono le leggi. Mi spiace dirlo, ma è una prova dei fatti. Ciò che cambia la situazione siamo noi. Se noi cambiamo mentalità, se noi cambiamo atteggiamento, la cultura cambia dal basso, non dall'alto, non sono le istituzioni che cambiano la cultura. Vedete, l'ONU attualmente è impotente davanti alla situazione disastrosa di questa guerra. Eppure è una istituzione preposta alla tutela e alla salvaguardia della pace. Eppure l'ONU non può fare nulla. Le istituzioni non possono fare nulla. Se non cambia il cuore di colui o di coloro che hanno provocato questa guerra, la guerra non finirà. Anzi, si estenderà, Dio non voglia. E potrebbe anche giungere fino a noi. Ecco, voi siete referenti di questo messaggio, perché voi siete il futuro. Se voi riuscite a capire che è necessario cambiare atteggiamento nel nostro piccolo, nella nostra classe scolastica, nella nostra famiglia, nel nostro gruppo di amici, se comprendiamo realmente che la discriminazione a qualsiasi livello accada è un atto irrazionale e non è un atto degno dell'uomo come animale razionale, ma dell'uomo istintivo, dell'uomo primitivo, dell'uomo che ragiona ancora con la forza, con la clava, con la prepotenza, con la distruzione, con l'annientamento. Ecco, se non c'è questo passaggio di mentalità non andremo molto lontano. Altro che 60 anni, io penso che ce ne potranno volere anche di più. Ma se noi cambiamo, se voi siete sostenitori di questo cambiamento e cominciate a viverlo con la vostra esperienza personale, allora gli anni si possono ridurre a 30, a 20 o a 10. E il gioco è fatto. E avremo anche la pace. Quindi questo è quello che volevo dirvi, il messaggio che vi consegno. Evidentemente sono opinioni mie, non hanno valore scientifico, non pretendo di avere il deposito della verità. Io però la situazione la inquadro in questa maniera, quindi vi propongo con molta semplicità quello che io penso e su cui ho riflettuto, e vi faccio tanti auguri per una continuazione del vostro cammino di formazione e di informazione. Non lasciatevi ingannare dai media, dal sistema. La vostra ricerca deve essere sempre personale, deve essere sempre più ampia anche di quello che vi propone la scuola. Tanti auguri. Abbiamo bisogno di una terza pace mondiale, dalla lettera di Alessandro Bergonzoni. Non trovo pace e non saprò cantare vittoria alcuna mai, finché qualsiasi musica suona tra i fischi delle bombe. I giorni passano di morto in morto, come fossero diventati ore, minuti, secondi a nessuno. Da che parte stare lo so, ma non riesco a stare fermo con le mani, con la testa, con la lingua che non conosco, la loro, ma che traduco dal disumano all'umano, dall'aggredito al salvato, dall'attaccato al difeso. Guardo combattere senza capire, capisco senza vivere e senza perire. Sono in battaglia come un'adozione a distanza. Non conosco chi cade, eppure cado con lui, ma mi rialzo per continuare a cadere con altri e cercare di rialzarli. Barcollo
Guardo il cielo che vorrebbero chiuso e non capisco. Se per non far scendere giù angeli in terra o per non far andare via quelli che sono già qui. E non vogliamo che smettano di proteggerci sempre. È entrata nella mia vita tutta la vita delle battaglie che non si sono fatte per non farne più. È entrata nel mio corpo la pallottola vagante che arriva a tutti noi ovunque siamo, dopo che è uscita dai corpi dei feriti dovunque essi siano. Sono diventato padre di milioni di orfani. Sono diventato orfano di milioni di madri. Sono diventato parente prossimo dei nuovi profughi che mi chiedono famiglia. Ed io la devo allargare fino ad arrivare dove sono loro o dove andranno. Sono tornato a randaggio, cane, maceria, fame, terra, letame. Sono diventato bestiame. Comincio a contare non più solo le anime sparite dalla faccia della terra, ma anche quelle che non ci sono mai state. Quelle di chi ha voluto questa ennesima guerra. Comincio a rivedere demoni e diavoli al potere, lasciati esistere, accettati, considerati, rispettati per interessi planetari. Mi manca l'aria, mi manca il respiro, proprio adesso che dovrei respirare, per chi non può più farlo. Mancano colombe. Vedo solo avvoltoi e sento soltanto sirene urlare per chi come molti di loro non ha più gambe. In preda ai carnefici mi sento anch'io preda, è un po' carnefice, che ha permesso che tutto questo avvenisse lacrima dopo lacrima, silenzio dopo silenzio, compromesso dopo compromesso, perché la nostra politica sapeva, lasciava fare e le nostre nazioni aspettavano immobili l'arrivo di questo momento, l'avvento della ferocia promessa e premeditata. Eravamo alla finestra a vedere passare il presente fino alla deflagrazione del futuro, senza memoria alcuna del passato, che ribussava alle nostre porte. Porte come le scuse che dobbiamo porgere a tanti popoli tolti dal nostro destino di ignavi. Eccolo. E piangendo sul sangue versato, scendiamo in piazza per cercare di riparare i nostri errori e chiedere alla pace se ha ancora voglia di viverci, di aspettarci, di cambiarci, di amarci. O se tutto questo è già scritto in quello che troppi chiamano storia, geopolitica, strategia mondiale, ma che chiamerei invece esistenza. E soprattutto bene, parola nuda, che dobbiamo cominciare a rivestire non prima di aver leccato ogni ferita infertole da secoli, senza prima avere cominciato la nostra rivoluzione poetica, ancor prima che etica, interiore, ma non per questo meno universale. Grazie a Danilo Marino. Adesso si avvicinano Luigi, Mian. Vedete questa piramide? Non so chi di voi ha avuto modo di osservare da vicino questa piramide, no? Adesso la leggeremo insieme. È importante, come tante piramidi, è importante conoscerla. E quindi lascio la parola a Luigi e a Mian. Va bene, Mian. Sì, sì, è importante leggerla, sì. Dal genocidio. Deliberato sistema di intera popolazione.
vedo niente. Ci vuoi mettere col microfono? Sì, non vedo. Sì. Non vedo. Gli atti di estrema violenza sugli individui, omicidi, stupri, incendio doloso, atti di violenza, aggressione, terrorismo, profanazione, minacce, atti di discriminazione, molestie, discriminazione sul lavoro, abitativo, nell'educazione, esclusione sociale, atti di pregiudizio o bigottismo, capro espiratorio, insulti, presi in giro, isolamento sociale, demonizzazione, atti di sottile esclusione, pregiudizi, stereotipazione, scherzi, pettegolezzi, esporre sentimenti o situazioni private in pubblico, accettazione di informazioni negative, escludendo quelle positive, osservazioni che non tengono conto dell'altrui sensibilità. Questo... Vuoi dire qualcosa? Sì, sì. Io volevo dire qualcosa sulla discriminazione. Io mi focalizzo sull'educazione, perché l'educazione è la base di tutti questi problemi. Voi ragazzi siete giovani, penso che voi avete la possibilità di cambiare cosa. Perché io a Palermo camminavo per strada, mi vedeva una signora che aveva il bambino piccolo e mi chiamava l'uomo nero. Diceva, ora ti faccio prendere l'uomo nero. E il bambino scappava sempre. Ogni volta che mi vedeva questo bambino, scappava. Poi un giorno, il bambino era seduto, mi sono avvicinato a lui, senza che mi vedessi. E mi sono seduto accanto a lui, gli ho detto, guardami, io sono tuo amico. L'uomo nero non è cattivo, l'uomo nero è buono, è un amico tuo. E io ho fatto un saluto come si fa in Africa, tipo scacciando le dita. Questo bambino si è messo a ridere. E sua nonna mi guardava tutta, era stranizzata. Dice, ma come fa questo qua a parlare con il bambino e il bambino non scappa, si siede, parla con lui. Questo bambino avrà 15 anni oggi. È un ragazzo che ogni volta che ci vediamo, ci salutiamo, siamo diventati amici. È solo quello che volevo dire, grazie. Allora, io non sono abituato a parlare in pubblico, comunque questa è la prima volta. Oggi siamo qua per spiegare ai ragazzi e alle altre persone come combattere tutte le forme di discriminazione per evitare il rischio di degenerazione. Allora, cominciamo comunque sia dal principale, dalla base, che comunque non è vero che si deve sottovalutare. E allora, sono atti di sottile esclusione, i pregiudizi. Poco fa l'ha letto Mian, ma comunque lo rileggo. Sono gli scherzi, i pettegolezzi, l'esporre sentimenti o situazioni private in pubblico. L'accettazione di informazioni negative escludendo quelle positive. Osservazioni che non tengano conto dell'altrui sensibilità. E così via. Comunque sia, continuiamo sempre più in alto. Dalle aggressioni, comunque sì, alle minacce, fino alla forma più grave che comunque è il genocidio. Io comunque sì, vi posso portare solamente una mia esperienza personale che, diciamo, non è che ho avuto chissà che di grave nella mia vita, però mi ritengo comunque sia una persona, tra virgolette, molto delicata. Cioè, delicata perché mi danno fastidio gli scherzi, i pettegolezzi, oppure quando vedo persone che comunque sia parlano delle mie situazioni private in pubblico e quant'altro. Questo cosa ha svegliato in me? Questo ha svegliato in me atti di violenza, atti di aggressione, purtroppo fino a portarmi in galera, no? E oggi sono qua per dire ai ragazzi che devono stare attenti comunque sia e di essere più delicati fra di loro. Perché una parola, anche se detta senza cattiveria, può fare male a chi è accanto e questo può portare in altre cose non belle. Basta, ho finito.
Salve, buongiorno, ben trovati. Beh, io non ho preparato grossi discorsi, non ho niente, solo quello che mi sento di dire. Già il fatto che siete qua è una cosa importante, perché lo so, molti di voi, il primo io quando avevo la vostra età, ci vado perché ci devo andare, ma non è che mi va di sentire tutti questi discorsi, tutte queste cose. Invece è importante perché si vede che c'è un cambiamento. Perché noi siamo abituati, no, a vivere con quegli schemi mentali che ci sono stati imposti, dal modo di vivere, dalle pubblicità, da tante e tante cose. Però oggi è il momento di cambiare, no? Di fare un passo avanti. Il passo avanti quale può essere? Come diceva Mia, nell'educazione, no? L'essere educati ed essere liberi mentalmente e non vivere in quegli schemi, perché cioè, non è un modo corretto di vivere e sano, perché poi ci porta a un'escalation, come è scritto qui, no? Cioè, si parte dal nulla alla discriminazione per andare a finire poi atti di violenza e tutto quello che succede oggi nel mondo in giro. L'unica cosa che mi sento di dire è anche nella discriminazione di genere, no? La libertà sta anche in questo. Dobbiamo crescere convinti che esiste un solo genere, che è quello umano. Uomini, donne, omosessuali o quello che sia, questa è la natura, è la nostra natura. E dobbiamo viverla perché è bello così. Vi auguro di vivere liberi e di avere sempre una mentalità aperta, perché è quello che vi fa fare delle domande, non so, mi sono un po' perso, scusate. Grazie. Antonino, non ti sei perso. L'augurio della libertà è il più bello che potevi fare oggi in questa giornata. Passo la parola all'avvocato Laura Mauro. Buongiorno a tutti. Oggi è la giornata internazionale contro la discriminazione razziale. Questa giornata è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966, in seguito ai fenomeni di rinascita di alcune forme di razzismo in quegli anni. La data del 21 marzo è stata scelta per ricordare quando il 21 marzo del 1960 in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore, uccidendone 69 e ferendone 180. Promuovere tolleranza, inclusione, parola su cui vi invito a riflettere, unità e rispetto per la diversità deve essere l'obiettivo prioritario della società di oggi. Il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione sono il fondamento delle leggi sui diritti umani. L'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo stabilisce che tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali in dignità e diritti. L'articolo 2 recita: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Il razzismo, la xenofobia, l'intolleranza verso ciò che è diverso, l'indifferenza verso i più deboli hanno portato al verificarsi degli episodi più tragici nella storia dell'umanità, e ancora oggi sono la scintilla e il pretesto delle più gravi violazioni dei diritti umani. Essi rappresentano il principale ostacolo nel progresso dell'umanità verso la pace e lo sviluppo. La grave situazione economica mondiale, le crisi che si succedono, la violenza che percorre quasi tutti i paesi del mondo, gli egoismi nazionali che si risvegliano hanno colpito prima di tutto i soggetti più deboli, i lavoratori, le donne, i cosiddetti diversi.
A tutto questo bisogna reagire con forza e convinzione, se non ci si vuole allontanare da quello che è l'obiettivo indicato da una norma fondamentale che è l'articolo 3 della nostra Costituzione. A tal proposito vorrei porre l'accento sul tema della discriminazione di genere. La parità di genere è una questione di civiltà che deve riguardare tutti ed è urgente una risposta istituzionale, politica, culturale e sociale per difenderla insieme ai diritti, la dignità e la vita di tutte e di tutti. La discriminazione va considerata come un crimine ed anche in periodo di pandemia la scuola, pur nelle molteplici difficoltà, deve fornire gli strumenti agli studenti per una cittadinanza attiva nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. I dati sulla violenza contro le donne in Italia sono allarmanti. Ogni 3 giorni viene commesso un femminicidio. Non si tratta di numeri, ma di persone, di paure, di vite spezzate. Per combattere tutto questo bisogna partire dalla scuola di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di proteggere le donne da ogni sorpruso e promuovere una concreta parità tra i sessi. Solo raggiungendo questo traguardo di civiltà, un giorno si potrà dire ad ogni uomo: sì, questo è un uomo. Ragazzi, adesso è il vostro momento. Chiedo ai docenti con il gruppo di rappresentanza di avvicinarsi. Grazie, buongiorno ancora. Prego. Articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Viviamo in un Paese in cui le libertà di pensiero e di espressione sono alla base dei principi costituzionali. Vi sono però situazioni che nel XXI secolo non possono essere più considerate e trattate come argomenti di dibattito. Siamo tutti d'accordo nel pensare che il furto, l'omicidio e lo stupro siano azioni sbagliate da condannare. Allo stesso modo bisogna porsi nei confronti di ogni forma di discriminazione. È inammissibile permettere che certe affermazioni restino impunite e camuffate come libero pensiero. I diritti umani, il razzismo e la guerra non possono ancora essere discussi e messi in dubbio. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L'articolo 11 è uno tra gli unici articoli ad iniziare con la parola Italia, quasi a sottolineare che ogni governo, ogni cittadino, ogni angolo di questo Paese ripudia la guerra. È nostro dovere quello di continuare il lavoro iniziato dai nostri nonni partigiani per mantenere libera l'Italia e lontana dai bombardamenti. Al contempo il dovere morale ci impone di volgere uno sguardo anche agli Stati vicini cui è mancata la libertà in questi tragici giorni. La guerra non può tornare dopo più di 70 anni a seminare morte e dilaniare l'Europa che oggi più che mai lotta per la libertà dei popoli e per restare unita. Alessio. Allora, vorrei collegarmi all'intervento dell'avvocato Laura Mauro. Benché insolito e alquanto bizzarro, oggi nel 2022 ci troviamo ancora a parlare di discriminazione razziale, una tematica esistente già da molto tempo e ancora presente in molteplici momenti della vita quotidiana. Vorrei soffermarmi su 2 citazioni che, oltre a farci riflettere, possano aiutare a comprendere meglio il significato del termine razza. La prima citazione è di Albert Einstein, che disse: «Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana.
con questa frase demolì le fondamenta del razzismo, sottolineando che la nostra razza, quella umana, è unica. La seconda citazione è di Martin Luther King: I have a dream, io ho un sogno. Queste parole furono e sono ancora adesso, a distanza di 58 anni, un grido di speranza. Furono pronunciate 8 volte in un discorso che durò solamente 15 minuti e che fu la chiusura della marcia per i diritti civili, che ebbe luogo nella città di Washington. Da quel momento in poi tutti i cittadini americani, indipendentemente dal colore della pelle, iniziarono a convivere nelle stesse strutture, ad usare mezzi di trasporto comune e a godere degli stessi diritti. Quello che voglio dire è che il razzista basa la sua posizione sulla diversità di razza, affermando che io e te non siamo uguali, siamo diversi e io sono superiore a te. È chiaro dunque che non possiamo risolvere un problema rimanendo dentro il contesto che l'ha generato. Quindi il cambiamento deve cominciare da noi giovani per poi coinvolgere tutte le persone. E non occorre dimenticare mai che ognuno di noi è unico e irripetibile e che è parte integrante di questa società ed è cittadino del mondo, un mondo da vivere in sinergia per un futuro migliore. Grazie ragazzi, è stato bello ascoltarvi, avvicinatevi, vedere la vostra energia, la vostra partecipazione. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, giusto? Sono due ragazze, sono nascoste. Dai, vieni. Come ti chiami tu? Valentina. Valentina, ti tengo il foglio. Sintetizzo l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione. È compito della Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli che non rendono effettiva questa uguaglianza. Nel primo comma viene sancita l'uguaglianza formale, ovvero che tutti i cittadini sono uguali senza differenze di sesso, razza, religione. Invece nel secondo comma viene sancita l'uguaglianza sostanziale, ovvero che lo Stato deve eliminare tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento dell'uguaglianza. L'uguaglianza sostanziale sancisce anche il diritto alle differenze, nel senso che ciascuna persona deve vedere rispettate la propria identità e individualità, senza subire discriminazioni o essere considerate meno meritevole di altri davanti alla legge e dalla società. Grazie. Chiedo di avvicinarsi al gruppo con Suora Alessandra e ragazzi della comunità Speranza di Mazara del Vallo. E questo è un gruppo impegnato nella nostra comunità da diversi anni. E per noi è bello che siano al nostro fianco in questa giornata, quindi è veramente un piacere lasciare la parola a Suora Alessandra e all'impegno che quotidianamente spende nella città di Mazara del Vallo. Loro veramente hanno fatto vivo questo articolo 3, perché è vero, siamo tutti uguali davanti nel nostro Stato, no? Nella Costituzione italiana, tutti i cittadini sono uguali, però chi viene dalla Tunisia, chi viene dalla Costa d'Avorio, chi viene dal Sud, in realtà ha tantissimi ostacoli, salta ostacoli ogni giorno e trova muri ogni giorno. Ecco, la comunità di Suora Alessandra, la comunità Speranza infatti, abbatte ogni giorno questi muri, nel senso che si impegna veramente, concretamente, ad aiutare a rimuovere questi ostacoli, perché siamo uguali ma soltanto dal punto di vista formale. Poi ci sono ostacoli e montagne che grazie a queste persone vengono piano piano spazzate via. Quindi Suora Alessandra, prego. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie per l'invito a essere qua in questa giornata, in questa celebrazione. In realtà noi siamo qui con un piccolo gruppo che sono i grandi di Casa della Comunità Speranza, sono i ragazzi che hanno fatto il percorso di accoglienza da minori arrivati in Italia. La nostra terra di Sicilia li ha accolti. E oggi vivono in gruppi appartamento, in un percorso di aiuto all'autonomia sempre più grande, e per insegnare loro a essere sempre più capaci a prendere in mano la propria vita e a fare le loro scelte e a portare avanti questo progetto migratorio, no? Che li ha fatti partire da terre lontane come la Tunisia, che non è poi così lontana, ma il Bangladesh è molto più lontano. E sono venuti in una nostra terra, la Sicilia, l'Europa, che speriamo possa offrire loro un futuro migliore.
Casa della Comunità Speranza in realtà ha anche i piccoli, che sono tanti e che in questo momento sono nelle scuole della nostra città e che noi incontriamo ogni pomeriggio. Che cosa condividere con voi stamattina? Pensavo a due parole. Credo che per seminare e per imparare a vivere dentro i nostri territori, i nostri contesti, la nostra quotidianità, da persone che non discriminano, dobbiamo imparare o riimparare ad essere persone non violente. Io credo molto in questa esperienza di non violenza, o meglio, di provare a disarmarci. Noi siamo molto armati, non solo nei confronti delle guerre, con tutte le bombe che i nostri paesi o tutti gli investimenti che i nostri stati a livello mondiale fanno ogni anno per costruire guerre o per progettare odio, ma siamo armati perché siamo pieni di difese, siamo pieni di paure, siamo pieni di pregiudizi. Allora la sfida che io vi invito a vivere, che io per prima provo a vivere ogni giorno, è proprio vivere questo disarmo personale. Proviamo a disarmarci, a non porci di fronte all'altro con le armi, con le armi del giudizio, con le armi di uno sguardo che giudica, con le armi di un gesto che è violento, che è provocante, che allontana, che mette muri. Proviamo ad usare gesti che disarmano, una carezza, proviamo a riappropriarci degli abbracci che la pandemia ci ha tolto, ma che piano piano possiamo anche ricostruire, no? Proviamo a trovare forme di tenerezza, forme di dolcezza con il nostro sguardo, con i nostri volti. A un ragazzo che arriva dopo aver fatto 2 o 3 anni di cammino attraverso i confini di tanti stati dell'Asia e dell'Africa, una delle cose che io mi sono sentita dire in questi anni di accoglienza qui a Mazara, ma anche in altri posti dove sono stata prima, era: grazie per il tuo volto che sorride e non per il tuo volto duro o il tuo volto che indaga la mia vita, ma per il tuo sguardo che mi dice welcome, che mi dice benvenuto. Allora penso che sia bello oggi pensare, in questo mondo che è un po' complesso in questo momento, che è un po' difficile, che ci confonde, io sono confusa in questo momento da questa situazione mondiale, da tutte le discriminazioni e le violenze che vengono fuori, penso che dobbiamo avere il coraggio di porre degli atti positivi, e il non essere violenti o il disarmarci, secondo me, disarma l'altro da ogni forma di violenza che vuole riversare nei nostri confronti. E la seconda parola che mi sento di consegnarvi è quella della fratellanza. Rimparare o rieducarci ad essere fratelli. Se non ci riconosciamo fratelli, ma solo cittadini di stati diversi, conviventi, tolleranti, non è sufficiente, non è più sufficiente. Per me non è più sufficiente. Dobbiamo riscoprire i legami, dobbiamo riscoprire la fratellanza. Papa Francesco scrive una lettera che vi invito a leggere. L'ho letta in periodo di pandemia in una supplenza con una scuola superiore di Marsala, cui ho dedicato un mese di lezioni insieme online. È stata un'avventura perché è stato difficile, ma mi sono detta: proviamo a leggere insieme alcune parti di questo testo. Francesco scrive una lettera a tutti gli uomini del mondo, fratelli tutti, ma tutti, non solo alcuni, non solo in parte, non solo per un periodo, per un momento, o perché fa comodo a me avere dei fratelli e avere dei nemici, ma a provare a costruire e a vivere azioni di fratellanza. E questo lo possiamo fare solo se diventiamo persone, appunto, che si disarmano da tutte le forme violente che utilizziamo nei confronti degli altri, dalle parole ai gesti, ai pensieri, agli sguardi, alle azioni, al nostro modo di essere, e
se proviamo ad uscire dal nostro guardare l'ombelico, ma a guardare anche in alto, no? a guardare l'altro, a guardare chi ci sta di fronte, e proviamo a fare dei gesti di accoglienza, di incontro. Quindi l'augurio è di ritrovarci su queste strade, qui a Mazara, in altri posti del mondo dove saremo, dove siamo. Io vengo da un'esperienza molto bella fatta come associazione ieri a Palermo, sabato in modo particolare a Palermo, dove abbiamo firmato con tantissimi sindaci del Mediterraneo, associazioni del Mediterraneo provenienti da quasi 150 luoghi di questo mare o questo spazio, no, che condividiamo con l'Africa e con l'Asia. Abbiamo firmato una convenzione sui diritti nel Mediterraneo come spazio di incontro e di condivisione delle nostre identità. Questo è uno spazio di fratellanza. Quindi curiamo sempre di più questi luoghi di disarmo, di non violenza e di fratellanza, soprattutto dove viviamo quotidianamente, la scuola, la famiglia, i nostri spazi aggregativi. No, e questo è l'impegno che anche noi quotidianamente viviamo come associazione, con i piccoli, con i grandi, no, creare questo, far nascere questo, e dobbiamo credere in questi gesti positivi, altrimenti tutto quello che è negativo e violento, anche in questo momento in maniera molto forte, molto cruda, ci sovrasta. E in realtà c'è tanta gente che invece semina oggi nel mondo quotidianamente fraternità e non violenza. Grazie. Grazie. Però? Vabbè. Allora, vabbè, c'è un limite linguistico, è chiaro. Gloriana Ripa, un attimo. Grazie comunque per la vostra presenza silenziosa. Gloriana Ripa. Sì, grazie Alba. Io sono qui perché Alba mi aveva invitato in realtà a cantare una canzone. Però in questo momento personalmente non mi sento di cantare. Sarà difficile da dire, però è così. Perché con tutto quello che sta succedendo, siccome il canto viene da qui, dallo stomaco, ecco, io in questo momento ho lo stomaco in subbuglio. E quindi non mi esce il canto, mi escono poesie, mi escono parole forse, ma il canto non mi esce. Però mi sono ripromessa comunque di chiaramente non abbandonare la chitarra, perché la chitarra c'è, è un'amica da sempre e mi accompagna nei momenti anche più bui. Mi sono ripromessa di farlo in ogni caso e di farlo anche insieme a voi giovani, perché io ormai ho la mia età. E volevo appunto lasciare un po' di questa eredità. Io sono una cantautrice, non lo so, io scrivo canzoni, lo scrivo canzoni da 50 anni quasi, per cui insomma ne ho tante. Ogni tanto le faccio sentire, ma non è questo il dunque. Il fatto è che io vorrei darvi un appuntamento, perché se no tutto finisce qui e magari ce ne dimentichiamo di questa giornata. Un appuntamento al 22 aprile, che è la giornata della terra. Ora, siamo stati invitati anche come AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, un po' a essere qui presenti qui in questa giornata, e probabilmente ci sarà una 4 giorni dal 22 al 25 aprile prossimamente, ne stiamo parlando, lo stiamo organizzando. Poiché il 22 aprile è la giornata della terra, noi abbiamo unito queste due parole, terra e guerra, e io penso che queste due parole, insieme a tutte quelle che sono state dette oggi e naturalmente a tutte quelle che abbiamo già dentro noi e che vogliamo tirar fuori, possiamo unirle per fare una canzone. Per cui voi siete già dei gruppi, c'è la Casa della Comunità dei Giovani, c'è la Comunità Speranza, ci sono i gruppi scolastici. Io direi comunque di rimanere gruppi e di fare una canzone,
per poi proporla, se vorrete, magari gli inviti vi verranno fatti ufficialmente, il 22 aprile, sperando di poter appunto rivederci qua in questa piazza. Perché il canto è importante, io lo so, magari ci voleva una canzone per concludere questa giornata, io lo capisco, ci voleva, però possiamo anche cantare, abbiamo i cellulari, tiriamo fuori una canzone, ne scegliamo una insieme e la possiamo anche cantare ora in questo momento se volete, non è un problema, senza chitarra, ma possiamo sempre cantare. Però ci tengo a questo appuntamento. E io sono a disposizione, quindi se mi volete sentire, insomma mi volete anche invitare, io sono a disposizione per dare una mano, se vorrete. Ma io credo che voi giovani, tra il rap, il trap e tutto quello che c'è, non mancherà a voi l'immaginazione e la fantasia di fare una canzone, perché il canto comunque unisce tutti. Grazie. Grazie. Grazie per l'invito, ci saremo. Allora, per finire, ringrazio i ragazzi della Casa dei Giovani di Mazara, ringrazio Biagio per la realizzazione della piramide dei comportamenti discriminatori, e ringrazio l'AVO di Mazara con i volontari ospedalieri, con Francesca Rizzo, ringrazio la comunità Piccole Donne di Mazara, con le sue ospiti qui presenti, che è stato un piacere rincontrare. Ringrazio il Servizio Civile e la Cotulevi. Ringrazio l'amministrazione per aver dato il patrocinio a questa giornata e ringrazio i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Francesco Ferrara. Vi dico di fermarvi ancora qualche attimo perché c'è un piccolo... Solitamente il 21 marzo, negli anni passati, facciamo la colazione antirazzista. Non è più l'orario della colazione, però ci sarà un piccolo buffet a cui ho il piacere di invitarvi. Lascio un momento di poesia finale, come Gloriana bene ha sottolineato, non c'è una canzone ma c'è una poesia. È una poesia di Wisława Szymborska dal titolo L'odio. Guardate, come è sempre efficiente, come si mantiene in forma nel nostro secolo l'odio, con quanta facilità supera gli ostacoli, come gli è facile avventarsi, agguantare. Non è come gli altri sentimenti, insieme più vecchio e più giovane di loro. Da solo genera le cause che lo fanno nascere. Se si addormenta, il suo non è mai un sonno eterno. L'insonnia non lo indebolisce, ma lo rafforza. Religione o non religione, purché ci si inginocchi per il via. Patria o no, purché si scatti alla partenza. Anche la giustizia va bene all'inizio, poi corre tutto solo. L'odio, una smorfia di estasi amorosa gli deforma il viso. Oh, quegli altri sentimenti malaticci e fiacchi. Da quando la fratellanza può contare sulle folle? La compassione è mai giunta prima al traguardo? Il dubbio quanti volenterosi trascina? Lui solo trascina, che sa il fatto suo. Capace, sveglio, molto laborioso. Occorre dire quante canzoni ha composto, quante pagine ha scritto nei libri di storia, quanti tappeti umani ha disteso su quante piazze e stadi. Diciamoci la verità, splendidi i suoi bagliori nella notte nera, magnifiche le nubi degli scoppi nell'alba rosata, innegabile è il pathos delle rovine e l'umorismo grasso della colonna che vigorosa le sovrasta. È un maestro del contrasto tra fracasso e silenzio, tra sangue rosso e neve bianca. E soprattutto non l'annoia mai il motivo dell'indo carnefice sopra la vittima insossata. In ogni istante è pronto a nuovi compiti. Se deve aspettare, aspetterà. Lo dicono cieco,
ha la vista acuta del cecchino e guarda risoluto al futuro. Lui solo. Eppure la speranza è quella cosa piumata che si viene a posare sull'anima. Canta melodie senza parole e non smette mai. Grazie a Vita Cucchiara, Vita Maria Cucchiara. Un attimo, un fuori programma. Si avvicina la responsabile di Piccole Donne, la comunità di Mazara del Vallo, insieme a un piccolo gruppo di ospiti per un saluto. È bello che ci conosciamo e ognuno dirà qualcosa. Grazie. Buongiorno a tutti. Noi rappresentiamo la comunità Piccole Donne. È una comunità che accoglie ragazze e donne con minori, loro figli, e la nostra battaglia è quella proprio di lavorare per garantire a queste donne la riscoperta del loro valore, valore non solo come madri, ma valore come donne, come mogli, affinché loro non perdano quella che è proprio la loro autostima. Ecco perché è importante lavorare sulla valorizzazione di sé, perché se una persona sta bene con se stessa, starà bene anche con gli altri. E poi è importante che anche i bambini, il sorriso dei bambini è dato dalla gioia che una mamma può trasmettere. Quindi se una mamma è una mamma felice, è una mamma che si vuole bene, è una mamma che ha stima di sé, sarà una mamma che regalerà per sempre un sorriso al proprio bambino, ma non soltanto da piccolo, ma garantirà una crescita sana a un adulto, perché il bambino di oggi sarà l'adulto del domani. Ecco perché è importante lavorare su questo, lavorare proprio affinché il bambino riscopra attraverso la stima che la mamma ha verso se stessa e riscopre questa gioia, la gioia di vivere, la gioia di diventare un adulto sano, un adulto che crede in se stesso. E quindi la nostra battaglia che portiamo ogni giorno dai 10 anni avanti è proprio questo: lavorare sull'autostima, sulla stima verso noi stessi. Noi ci dobbiamo volere bene, perché se non ci vogliamo bene noi, chi lo potrà fare per noi? Ecco, questa è la nostra battaglia che portiamo avanti e che spero di portarla ancora avanti per tanto tempo, perché dobbiamo credere in noi stessi, non dobbiamo mai perdere la fiducia in noi stessi. Questo è un appello che faccio a tutti, vogliamoci bene sempre, grazie. Quello che vuoi, il fatto della violenza, se vuoi. Io sono la responsabile della comunità Piccole Donne e da 10 anni lottiamo contro la violenza sulle donne, contro il fatto che questi uomini spesso portano ad abbassare la nostra autostima, portano a non credere più in noi stessa. Da 10 anni appoggiamo queste donne, queste madri, affinché il loro valore, come ha detto poco fa la mia collega, venga valorizzato ogni giorno. Sono delle donne che hanno bisogno del nostro appoggio e la maggior parte delle donne entrano da noi che non hanno una buona autostima. Pensano di non farcela, pensano di non essere delle donne da poter prendersi cura di loro stesse e dei figli. E noi da 10 anni lottiamo contro questi pensieri. Appoggiamo le donne affinché loro possano comunque sia uscire da noi, dalla nostra comunità, ed essere amare se stessi e la vita, perché spesso la vita le porta a non credere più nelle loro esperienze, nella loro vita. Quindi il nostro augurio è quello che tutte le donne possano rappresentare loro stesse affinché il loro valore e la loro autodeterminazione avvenga ogni giorno, e affinché possano essere in grado di essere loro portatrice della loro vita. Quindi noi abbiamo delle ragazze, abbiamo portato. Magble, vuoi dire qualcosa? Non so, sono un po' timida.
ogni giorno comunque sia, e questo è il nostro obiettivo, quello di valorizzare le donne, ogni discriminazione che loro possono subire. E come poco fa ascoltavo dalla dottoressa Alba Di Giorgi, di dire ai giovani che non siete il futuro ma siete il presente, quindi la battaglia che noi dobbiamo portare avanti inizia da oggi, che possa rappresentare il presente e il futuro per tutti noi. Grazie, grazie Agata, grazie a Piccole Donne e al loro lavoro. Abbiamo terminato, è valsa la pena rimanere in piedi? Che dite? Valsa la pena, va bene, a presto.